Iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. Antonella Fiordelisi è sempre al centro delle dinamiche e nelle ultime 24 ore sta facendo parlare di sé sui social per un motivo davvero particolare. L'influencer campana, mercoledì sera, ha confidato al suo fidanzato di avere un ritardo. Ancora non mi vengono, sono in ritardo di qualche giorno. Boh, stiamo a vedere dai. Fin qui nulla di strano, ma ieri la Fiordelisi ha fatto la stessa confidenza anche a Nikita, e dopo le ha bisbigliato qualcosa all'orecchio, ma purtroppo dai video online si riesce a sentire solo, tutti i giorni, non lo so se è possibile. Sì, tutti i giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare. Nikita all'inizio non ha capito, gli unicorni? Cos'è che hai detto? Ah, tutti i giorni, ma veramente? In seguito, Antonella ha detto: io con lui sto bene, però quando ci sono i suoi amici si trasforma. Prima ridevano di me, facevano branco e lui ridacchiava. Non mi piace. Ha dichiarato ieri Antonella: se sei il mio fidanzato mi difendi o non ti unisci a loro. Nessuno dei miei ex ha mai fatto così. Mi stavano prendendo in giro e lui rideva. E gli ho già detto che queste cose mi danno fastidio. Chissà come andrà a finire tra i Donna Lisi. Ma non è che qui si avvera il sogno di Sonia Bruganelli? La moglie di Paolo Bonolis, infatti, aveva detto: ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il GF può durare anche 2 anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa. Però mi hanno detto che era rischioso. Tutti i giorni. Ma veramente? Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella. Per noi è importante. Resta sempre aggiornato.